Sì, sono tanto, 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 tanto infame. Perché? Perché vi ho detto che non c'era il boss, vi ho fatto intendere l'imprevisto, però ho tagliato il video prima. Quindi benvenuti in un nuovo episodio di Spectrob contro Carcasa. Carcasa, dannatissimo capocrawler che attacca a distanza, ha due cosette che gli stanno accanto, prenditi questi danni, che voglio buttare giù il prima possibile. E quindi nuovo episodio con questa cosa che mi è piaciuta tanto fare, perché ve l'aspettavate? No, fino ad adesso vi ho sempre spoilerato quando c'erano i boss, adesso non ve l'ho fatto e quindi spoiler. Comunque, Carcasa, cosa stare attenti? All'attacco ravvicinato che vi fa male? E all'attacco a distanza che vi fa male praticamente. Eccolo là, che ha fatto tanto male. Utilizziamo la cura, ok, ci siamo, ci siamo. Buttiamo giù questi piccolini, per fortuna che gli facciamo un po' più di danni con Mesathorn. Una volta buttati giù quelli là, è tutto molto più tranquillo, perché vedete che se ne vanno in giro, sparano laser fastidiosi. Ah, Mesathorn ha poca vita. Però almeno abbiamo buttato giù un amichetto fastidioso. Che lanciano laser, si muovono per la mappa e prima li buttate giù meglio è, fidatevi, fidatevi molto. Comunque, evadete molto, non state mai nello stesso punto perché potrebbe darvi molti problemi. Curiamo Mesathorn, così se faccio un'altra cura mi pare che sono sicuro di resistere ad almeno un altro colpo del nostro amichetto. Bam! Allora, riusciamo a colpire una volta con il nostro amichetto Jackie Crow, che è utilissimo per colpire i bersagli grandi, quindi è un tipo da boss, diciamo. E sì, queste cose che girano curano anche il boss centrale, eh? Non so se l'avevo detto. Aia! Curiamoci subito. E poi attacco d'aria, in questo modo leviamo il fastidiosissimo tizio che cura lo Spectrobs. E comunque hanno danneggiato la... No, cura il Crawl. Hanno danneggiato l'astronave. Adesso approfittiamo di questo momento, non morire, Mesathorn. Non morire. Cura! Devo fare quante cure? Aia! 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 Senti. Senti, facciamo che cerchiamo di farla finire il prima possibile perché a curarsi ci si mette un po' tanto. 43. 43. Finiamo con un dropkick. Dropkick! E siamo giù, carcassa! Carcasa, mi piace un sacco. Mi piace un sacco come nome. 1700 cura. E sì, ho saltato l'input carta nell'episodio precedente semplicemente perché volevo farvi questa sorpresa. Sto bene, neanche un graffio. Ma là l'ultimo capocrawler ha letteralmente devastato le rovine. Ora scopriremo se inserendo Monil in maniera corretta succederà davvero qualcosa. Non fare nulla, avviare ora questa cosa potrebbe essere fa fatale nel caso i suoi componenti fossero danneggiati. Aspettami, verrò io sul posto a fare un controllo. La prima volta che Gina se ne esce dall'astronave. Penso di poterlo riparare. I comandi sono stati seriamente danneggiati, ma il nucleo del sistema è ancora intatto. Credo che si possa risolvere il problema collegando i comandi della nostra astronave al nucleo di questa. Che cosa? Davvero è possibile collegare facilmente due velivoli spaziali tanto diversi? Normalmente no, ma nel tempo libero ho studiato la capsula di salvataggio di Aldous. E il nucleo del sistema di questa astronave è davvero molto simile. Quindi credo di potercela fare. Ottimo lavoro. Aspetta a congratularti, vediamo prima se funziona. Le modifiche da fare non sono semplici. Perché non torni all'astronave intanto? Ti chiamerò non appena avrò finito. E noi sì, ce ne torniamo all'astronave. Possiamo uscire da qua? No, purtroppo no. Purtroppo no. E quindi, cosa faremo in questo episodio? Non aspettiamo l'astronave. Torniamo all'astronave e cerchiamo di andare in un punto in cui vorrò vedere un'altra cosa. Sempre se non parte una cutscene, non mi ricordo precisamente questo momento della storia, però direi che il boss sorpresa sia abbastanza per oggi. Voglio far vedere un vortice particolare. Un bel vortice particolare. Andiamocene di qua. Vabbè, taglio. Eccoci nell'astronave. Cosa fare prima di tutto? Prima di tutto ci curiamo. Vuoi procedere alla cura? Assolutamente sì. Adesso sto facendo una cosa che non avrei voluto fare. Semplicemente devo andare nell'incubatrice a prendere determinati Spectrob. E ho paura ogni volta che lo faccio mentre registro, semplicemente perché non sai mai se dopo si rovina il salvataggio e devi saltare una parte. Sarebbe bruttissimo. Finalmente ho finito.
Puoi avvicinare un po' di più la nostra astronave? Certo. E ci fa andare direttamente là, ci fonde subito l'astronave, ok. Questa astronave assomiglia al velivolo che si dice sia stato usato dagli antenati del mio popolo. Antenati? Si ritiene che, in un lontano passato, il sistema di Giorna fu colonizzato da persone provenienti dal sistema Nanairo e che gli Spectrum le accompagnarono in quel lungo viaggio. Caspita, che storia incredibile! Ok, ho collegato i nostri comandi al nucleo del sistema dell'antica astronave. Ora non mi resta che riavviare il sistema di alimentazione e saremo pronti a partire. Rallen? Sì? Ora ho completo controllo dei comandi della nostra astronave. Inserisci l'ultimo manile. E monile blu fu. Rallen ha inserito il monile blu all'interno del cerchio. Cosa succede? Che cosa c'è che non va? Silenzio. Si sta muovendo. Torna sul nostro velivolo, l'astronave sta decollando. Sto arrivando. Funziona, incredibile! Le rovine erano davvero un'antica gigantesca astronave. Ora non ci rimane che impostare la lotta su Meido, il settimo pianeta, e raggiungere lo sciame di Crawl. Andiamo! Che io sappia, nessun essere umano è mai riuscito a passare attraverso uno sciame di Crawl. Non dobbiamo abbassare la guardia nemmeno per un istante. Nulla di nuovo, altro da dire? Forza, muoviamoci! Adesso possiamo raggiungere i pianeti più lontani. Che sono? Pianeta 7, Meido? È questa cosa che orbita? Però, anzi vi faccio vedere un attimo Meido. Eccolo qua. Dicevo, tanto gas intorno che non è gas alla fine, sono vortici neri. Cosa fare prima? Dato che vedete la nostra nuova astronave. Andare a Nessa, area 2. Vuoi dover andare su questo pianeta? Assolutamente sì. Vedete quanto è veloce l'astronave? E perché siamo qui? Semplicemente perché devo farvi vedere una cosa che ho già fatto vedere in qualche episodio precedente. Per paura che aprendo adesso l'incubatrice magari poi si corrompe il file di registrazione, faccio un piccolo taglio per salvare questa parte e poi iniziare di nuovo la registrazione. Rieccoci qua. Tra l'altro ho letto One Piece mentre renderizzavo, ma ve ne interesserà poco e niente, è arrivato l'ultimo volume poco fa. Allora, l'incubatrice. Ho prima carte. Non l'abbiamo fatto nell'episodio precedente, lo facciamo adesso, va bene? Prendo la mia lista ed eccoci qua. Allora, un momento. Vi ricordo che in qualche episodio fa ho spiegato la mappa di lettere e numeri, quindi iniziamo. Uno. Uno, due, quattro, tre. BED, che è così, BED, accesso valido ovviamente perché sono giusti i codici, e otteniamo un Grilden Biblad. Almeno prendiamo il componente e il colore diverso, questo ce l'abbiamo già. Comunque, inserire un'altra carta? Sì, 4123HK. 4123HK. Bloccato. Ed è un cluster sonara. Quello che stavo per far evolvere in questo momento. Che è un po' cheat perché a livello 40 si evolve in realtà si evolve a livello 55. Inserire un'altra carta? Sì. 4123 IHG. 4123 IHG. IHG. Accesso valido, ovviamente. E otteniamo un Shacor Bristol. Allora era 4123 IHG questo, no? 4
4-1-2-3 IHG. Cosa otteniamo? 4-1-2-3 IHG? L'altro Shagor Bristol. Possiamo usare 4 volte, mi pare, ogni carta. Comunque non ci interessa perché ne abbiamo ricevuti 2, invece ce ne serve solo uno. 3-4-1-2 3-4-1-2 LAK. 3-4-1-2 LAK. LAK. Accesso valido, ovviamente, dovrebbe essere un Vilcaroma questo, no? Windora Sordina, la mia variante preferita di Windora. E poi facciamo un altro 1-2-4-3 ICL. 1-2-4-3 ICL. 2-4-3 ICL. Ed è un Windora, questa è Windora normale, la base. Allora ne facciamo 2-1-3-4 FIH. 2-1-3-4 FIH. 2-1-3-4 FIH. Ne facciamo di più dato che negli ultimi episodi l'abbiamo fatto poco. Otteniamo un Mossack Jaxpa, che è l'evoluzione finale di Mossa, quello l'abbiamo preso 2 episodi fa, mi pare. Inserire un'ultima carta, sì. 4-1-2-3 ADC. 4-1-2-3 ADC. Accesso valido. Probabilmente l'ennesimo Windora, appunto. Windora, colore nero. Li stiamo prendendo proprio tutti gli Windora. Serie un'altra carta? No, abbiamo finito per oggi. Ce ne mancano in totale 9. Probabilmente li farò vedere in 2 mandate, 4 e 5. Per adesso basta così, carte. Abbiamo sbloccato un po' tante. Per prima cosa, avere laboratorio, sì. Vi faccio vedere tutti gli stadi di Mesothorn e l'altro amichetto che ha fatto evolvere in off-camera. Ecco qua l'archivio in cui ci sono tutte le specie di Spectrum. Proprio di specie ce ne mancano soltanto 2, 14 e 18. Comunque, il 20 è il nostro carissimo Tankrow, che inizia da il nostro simpaticissimo uccellino. Diventa un altro uccello con un componente figo che dà delle lame ai polsi. E poi abbiamo alla fine il nostro vecchietto, perché sì, è un vecchietto. Poi abbiamo il nostro qui Mesaforn, che inizialmente è Mesa, rosso, colore personalizzato 2. Poi diventa Mesabon con un componente. I componenti sono alle spalle, in poche parole. E poi diventa Mesothorn, che è figo, è grande. E ci sono alcuni Spectro che non abbiamo ancora avuto l'adulto, semplicemente perché qui c'è l'insettino piccolino col colore base che poi si evolve. Questo è il componente, è uno, è colore personalizzato. Adesso andiamo a farlo evolvere, perché sì, ne possiamo far evolvere. Allora, chi facciamo evolvere in questo momento? Andiamo all'incubatrice. Incubatrice. Prima di tutto, Mossari. Mossari si evolve a livello 13. E diventa un Mossarito. È brutto, lo so. E poi il nostro Shacor diventa un maestoso Shacoblade, che era lo Spectro preferito di mio fratello. Che è figo, sì. È un mostro marino con una mega spada in testa. E anche dei componenti fighi. Anche dei componenti fighi. Ma non ce li abbiamo per il momento. Quindi due evoluzioni fatte. Due Flash. Poi dobbiamo far evolvere in questo Dangora, che si evolve con 470 di HP. Sì, è stato un parto trovare tanti fossili di HP. E diventa una cosa enorme e ciccionissima. Eccolo qua. Si confonde la faccia al culo, come la sua pre-evoluzione. È uno degli Spectrum che mi piace di meno. Dumpix non può ancora farsi evolvere. Bartolore si evolve a livello 50. Ah, trollati. Non è lui che facciamo evolvere in questo momento, ma è uno che avevo levato. Un attimo, mettiamo questo qui e il cannone. Perché? Vi faccio vedere. Kuganon e Kugaster. Perché Kuganon si evolve in Kugaster. Però uno è leggermente diverso dall'altro perché ha colore e componenti diverso. Ecco il Kugaster base. Vedete quanto è differente dal suo amichetto? E vedete che ha statistiche un po' più basse in attacco ma più alte nelle altre statistiche? Sì. E quindi lasciamo questi due aerei a farsi compagnia a vicenda. E già abbiamo finito. Adesso
Che ci manca da fare? Non li utilizzo perché non ho ancora fatto pratica con quelli spettro e non voglio utilizzarmi in quello che sta. Per arrivare, ci mettiamo Spikanor in squadra. Lo mettiamo al posto di Mesathorn. Ci serve qualcuno che ci dia supporto da difesa. Segulara dovrebbe dare tanta difesa, invece non la dà. Chi dà tanta difesa come supporto? Tu, uno che ha due di difesa, per favore. Vilcaroma. Abbiamo però il Vilcaroma che aumenta la difesa. Chi che ce la diminuisce? È la domanda. Casomira. Leviamo Casomira. E abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà la carica. In questo modo abbiamo il supporto pieno. Tu non dai carica, tu no. Orribile tipo di supporto, diminuisce tutto. Tu dai molta carica, però no, preferirei non utilizzarti perché non ti abbiamo sbloccato. Ti abbiamo semplicemente utilizzato, come si dice? Mesotor. Ti abbiamo preso dal... Mannaggia, la dislessia. L'abbiamo preso dall'input card, ok. Allora, ci mettiamo per un Mesotor. Qualcuno blu non ce lo mettiamo? No, perché non c'è nessuno con cui confidenza blu. Al momento. Nessuno. Questo è la nostra squadra. Soltanto rossi e verdi. Mamma mia. Mamma mia. Però abbiamo la nostra squadra principale. E poi i due amichetti con cui ci piace sostituirli. Per cosa ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando per una delle sfide di questo gioco. La prima, che non è ancora tanto pesante. Sì, ci stiamo praticamente preparando. Allora, prima di tutto impostiamo il siero più forte di cura, che ci servirà tantissimo. Quindi, andiamo a squadra, andiamo a Rallen. Sieri, andate a prendere nuovi... Andate a prendere, se avete la possibilità, nuovo equipaggiamento. Io non ci vado perché sto conservando i soldi, ma... Se ci riuscite, andate a prenderlo. Allora, siamo, ricordiamo, su Nessa Area 2. E dopo tutta l'introduzione di questo video, andiamo a fare una cosa bella. Praticamente, io sapevo che ci sarebbe stata un'introduzione così lunga, ed è per questo che... vabbè. Scusa un attimo. Cos'è successo? Dobbiamo uscire da qua? Non me lo ricordavo questa cosa. È vero. Che adesso c'è il teletrasporto, ci teletrasporta dove ci sarebbe stata la nave. Visto che figo? Allora, cosa dicevo? Proprio per questo, perché sapevo che dovevo fare questa introduzione brutta, ho voluto mettere il boss all'inizio dell'episodio. Andate estremamente a destra, non ricordo il tragitto preciso, però è semplicemente andate a destra. E vediamo questo scemo che ci... C'è qua. E potete andare avanti. Poi, mi pare si debba ancora andare ancora a destra, prima... di arrivare nell'area che ci interessa. Infatti, ancora a destra, estremamente a destra, c'è un'altra uscita. Qua non ci interessa prendere niente perché abbiamo già tutti i fossili, abbiamo già tutto quanto. E quindi in alto a destra c'è un'altra uscita. Era in alto a destra, vero? Non vorrei sbagliare perché Nessa è un labirinto se non sapete precisamente dove andare. Allora, qui è un vicolo cieco, vero? No, qui si va. Dai. Tra queste tempeste di sabbia e l'assenza di minimappa in questo gioco è la cosa più hardcore, l'assenza di minimappa. Ok. Adesso Mulnox, prenditi sto calcio volante. No, se l'è preso l'altro tizio. Babam. Hai resistito? E ti butto giù un sondi laser, da dove è l'unica cosa che abbiamo per fare danni. E prendiamo almeno un po' di minergia. Il supporto, se riuscissi, vorrei averlo con tutto al massimo, sarebbe bello. Anche se puoi decidere in versatilità di team e versatilità di supporto. Cioè, poter utilizzare 6 Spectro tutti quanti o poterne utilizzare 2, massimo 3, perché sennò si sminchia completamente il supporto. Dove era? Dai. Era qui sotto. Vero? Sì, mi pare di ricordare bene la zona. Era qui. Eccolo qui. Benissimo. Vortice molto nero. Ve l'ho fatto vedere già all'inizio. Sono più lotte. Battaglia numero 1. E cosa succede qui dentro? Ok. Ah. Sono riuscito a colpirli per fortuna. Lotte che diventano man mano più difficili. All'inizio potranno sembrare facili. Anzi, all'inizio sono abbastanza facili. Però, qual è il fatto?
che diventano sempre più difficili e ottieni cose molto, ma molto utili quando le finisci 30 battaglie di fila, perché sono 30 in questa battaglia. 22 secondi per la prima lotta, sono un po' fuori forma. Vuoi continuare la battaglia? Sì. Non scelgo altri spettro. Mi pare che dopo un tot di lotte non... Perché sono dislessico? Dopo un tot di lotte ti permette di curarti. Ecco qua, appunto. Sei pronto? Sì. Con gli strumenti curativi. E non ti curi tra una battaglia e l'altra. Per questo ho portato Jekyll. Perché lui può curare. E per questo ho portato Spiganor, perché lui fa tanti danni. Allora, più che per curare lo Spectro, Jekyll mi serve tantissimo per curare Rallen. Perché i sieri per curare Rallen, come ho detto, costano tanti. E Rallen è quello che si prende più danni. E non posso sostituire Rallen. Il Spectro lo posso sostituire, Rallen no. Quindi, è utilissimo perché vi permette di curare il vostro personaggio principale. Perché non è che abbia tutta questa tuta overpower adesso. Continuare la battaglia? Sì. Saltiamo tutte queste parti? Sei pronto? Assolutamente sì. E quindi l'episodio di oggi saranno 30 lotte. E andremo avanti a tutti i molti dei crawl che abbiamo incontrato fino adesso. Per adesso le lotte sono facili. Semplicemente attacchiamo con Spiganor. No, l'ha evitato. L'ha evitato. Babam! Colpito. Fa pochissimi danni. Per fortuna, per adesso. Infatti questa è... l'avrei dovuto fare probabilmente la prima volta che sono arrivato su Zibaria 2. Infatti avete visto che me ne sono andato subito, però non ero sicuro di poterla completare e non ero sicuro di poterla completare in tempi normali. Perché, spoiler, ci saranno altri vortici neri con bei premi e alcuni hanno anche, mi pare, 60 lotte di fila. E quelli saranno davvero un'ora di registrazione non tagliata, perché sono solo lotte e le lotte vi faccio vedere. Ratch e due Swar. Mi pare che ci siano anche dei crawl unici di queste zone, però non mi ricordo quali sono. Mi ricordo che ci sono, ma non mi ricordo quali sono. Andiamo avanti, vittoria per fortuna. Non stiamo ricevendo molti danni in questo momento, però è ottimo, come ho detto, per prendere Gura e Minergia. Gura e Minergia. Più Gura, perché per la Minergia è sempre meglio, come si dice, non come si dice, cos'era, scavare minerali. Battaglia numero 5. Colpiamo e affondiamo due Spectrum insieme. Nonostante non abbia il vantaggio di tipo, fa molti danni Spiganor, mentre col vantaggio di tipo Fujin non fa molti danni. Devo cambiare il soprannome di Spiganor, però non c'ho mai voglia. Perché sì, ho scoperto che si può cambiare nel catalogo. Tanta minergia, iniziano a darcene 7 al posto di 6, ed è una cosa bella. Poi quando ce ne daranno di più, sempre, sempre meglio. Sei pronto? Assolutamente sì. Battaglia numero 6. Sicuramente inizierò a parlare dei fatti miei in questo periodo, in questo momento, perché non so cos'altro dire. Praticamente ho ospiti a casa in questo periodo. Però il fatto è che sono rimasto a casa per un certo periodo perché sono usciti, sono andati in vacanza i miei. E io praticamente ho detto, tranquillo, registro i video, registro un paio di video al giorno, poi faccio un paio di giorni di pausa. Però ho avuto il problema che sono tornati con ospiti. Quindi io, con ospiti in casa, con gente che gira intorno per la stanza, non posso registrare, perché mi prendono per scemo. E quindi sono rimasto fregato con la registrazione e registro praticamente nel momento in cui escono per andare a visitare posti. O quando escono a mangiare fuori, se non sono fuori anch'io, registro io. Quindi questi due episodi di Spectrum sono stati registrati mentre sono andati a mare di mattina. A me non piace molto il mare, se devo essere onesto. Non mi piace semplicemente perché, oltre al fatto che è sempre molto occupato, c'è sempre un sacco di gente, non mi piace perché ho la pelle leggermente sensibile, quindi... Vabbè, non penso sia dovuto alla pelle sensibile, penso sia una cosa comune. Nel momento in cui esco dall'acqua e mi si attacca tutto il sale del mare addosso, mi dà fastidio fino a quando non vado a casa a fare la doccia. E mi dà fastidio il fatto di dover stare o sempre nell'acqua a mare, oppure stare male. Perché poi con l'umidità e il caldo mi sento male perché non mi viene l'asfissia, non riesco a respirare bene. E quindi non mi piace andare a mare per niente, salvo determinate occasioni. E quando vado mi devo portare sempre delle bottiglie d'acqua per potermi sciacquare bene la faccia, il naso e la bocca di tutta la salsedine del mare, altrimenti è l'inferno sceso in terra.
Adesso Zevi, vuoi andare giù a suon di lama? Vuoi andare giù a suon di lama? No, perché è così inutile la lama all'inizio del gioco? Vittoria! Vittoria! Iniziamo ad arrivare al battaglio un po' più difficile, sempre 6 energia. Adesso dovrebbe esserci la battaglia numero 9. No, la battaglia numero 10. Sei pronto? Sì, assolutamente, battaglia numero 10. E cambia lo scenario la battaglia numero 10, mi ricordavo bene. O è cambiato sempre e non me ne sono accorto. Comunque, c'è questa gelatina in fondo, si sono fermati apposta per non farsi colpire. Maledetti. Perché non ho fatto l'attacco? Ah, perché non era completamente caricato. Completamente all'inizio è molto utile Mesathorn. Soprattutto se è a livello alto, perché essendo molto scarsi, ed essendo Mesathorn uno che fa attacchi scarsi ma d'ampia aria, ve li butta giù a una velocità assurda gli avversari. Anzi, boh, magari lo metto. Però non so cosa faccio con il supporto. Non vorrei che rimanesse fottuto. Babam! Quindi 10 lotte fatte di fila. Adesso vediamo se mi posso curare davvero, mi ricordavo male. Minergia, tanta minergia. Scontri superati, sì. No, non succede niente. Mettiamo messo attorno al posto di Spiganor. E il supporto va a farsi fottere un po'. Dovrei bere, però. Ecco, cambiava sempre lo sfondo della battaglia, sono stato stupido io. Mesathorn, babam! 70 e 46, non tanti quanto Spikanor, però è un attacco più veloce e più ad ampia aria. Babam! Se l'avessero fatto un po' più ampia sarebbe stato sicuramente molto meglio come Spectrum. Però per dare soddisfazioni devi portartelo a livelli alti di attacco. Babam! Cura? Non ti puoi curare da solo, me l'ero dimenticato. Volevo farti curare. Cura Rallen, dagli questa HP che si sentiva molto la sua mancanza. Laser fa sempre 11 danno. All'inizio avevo la mia teoria che le armi avessero proprietà, quindi col laser facessi più danni ad alcuni, però l'ho smentita più o meno perché faccio sempre 11 danno con questo laser. Una cosa scandalosa. Sapete che facciamo? Così. E ci dà anche un supporto uguale praticamente. Uguale. In questo modo abbiamo più potenza offensiva. Per curarci lo metteremo quando troveremo gente più pesante. In questo modo, contro per esempio Grilla, abbiamo qualcuno che gli dà molte, molte gatte da pelare. Spiganoro, quanti danni gli fai? Lo butti giù tu praticamente, però tu ti ho ingozzato di minergie d'attacco, quindi è ovvio che faccia un sacco di danni. Non so precisamente quanto attacco in più, ma lo vedremo subito. E no, non mi colpisce, amico mio. Io sì. Ecco questa accoppiata di spine. Appunto, 525 contro 330. Probabilmente tra questo episodio e l'altro, di solito tra un episodio e l'altro mi prendo tutto il tempo che ho bisogno per far evolvere altri Spectro, prendere minerali, allenarli. E quindi mi prenderò un po' di tempo per aumentare l'attacco a Mesathorn perché così cade troppo in basso rispetto a Spiganor. Non c'è proprio gusto ad usare un attaccante che non sia Spiccano ormai, perché l'ho pompato tantissimo. Non che mi dispiace, anzi, ci è stato abbastanza utile. Però variamo un poco, no? Variamo un poco. Tutte le energie d'attacco che trovavo per un periodo le ho date a Spiccano, infatti vedete, è arrivato un sacco di attacco. Mo in off camera cerco di arrivare al cap di attacco di Spiccano e aumentare almeno a 450 l'attacco di Mesathorn, che sarebbe un bel guadagno. Lotta 14, siamo quasi a metà. Tenete duro, tenete duro. Non attaccarci, maledetto infame. Allora, però di Mesathorn bisogna dire che l'attacco caricato, se si impara ad utilizzarlo, è molto forte perché attraversa i nemici, quindi se sono in fila li colpiscono, ed è un attacco veloce a distanza. Quindi se prendete bene la mira, difficile da evitare per i nemici. 14 battaglie superate, sì, andiamo avanti. Certamente. Certamente. In queste battaglie mi ricordo che mi piaceva un sacco iniziare con un Vilcaroma che avevo fatto apposta, almeno a questa base, perché questa base dà una cosa che vi serve molto, quindi potreste anche farla più di una volta. E comunque dicevo, un Vilcaroma con attacco massimizzato che iniziavo, sparavo l'attacco sinistro, perché lo mettevo a sinistra, quel Vilcaroma, e buttavo giù in un colpo chiunque fosse al lato sinistro. Ovviamente non nei vortici più avanzati, perché questo ricordo che è il primo, quello più base. Poi troveremo il tempo per fare gli altri in video appositi. Li
Gli altri non li mescolerò al, come si dice, alla storia principale. Questo l'ho mescolato semplicemente perché volevo farlo vedere prima di andare sul settimo pianeta del sistema Nairo. Voi direte, ma il sesto dov'è? Spoilers. Volevo farlo vedere prima di quel pianeta. Non volevo far vedere due boss nella stessa nello stesso episodio, che erano i due che ho fatto vedere in questo e nell'episodio precedente. E non volevo rendere video troppo corti, come sarebbe stato se avessi lasciato i boss da soli, diciamo, senza mettere altre parti, come per esempio ho messo per il boss dell'episodio precedente, quello dal diamante, ci ho messo poi tutta la storia intorno. E però se non fossi arrivato a vedere le rovine non ci avremmo avuto niente praticamente di video, mentre nelle rovine, se avessimo fatto vedere le rovine, o sarebbero stati due boss insieme, oppure sarebbe stato uno il boss e le rovine e poi l'altro boss direttamente il pianeta diverso. Quindi l'unico modo per soddisfare tutti i miei requisiti, cioè fare video non troppo corti divisi per argomento e facendo questa parte prima di andare sul nuovo pianeta, era l'unica opzione. Mi dispiace, aia aia, per fortuna il nostro Mesatorn fa il suo lavoro. Devo dire che il moveset in questo gioco mi piace molto di Spikanor. Un attimo, attacco speciale, bam! Mi piace tra l'altro che utilizza la testa e i due corni sulla schiena per generare elettricità. A me piace le robe che generano elettricità. Tanto stiamo salendo di pochi livelli relativamente, perché questa è ancora molto base come avversari. Sei pronto? Sì, sono prontissimo. Battaglia numero 19. Siamo quasi a due terzi del tutto. Bam! Sarebbe facilissimo se avessi molti Spectrob con attacco massimizzato, però non ce li ho, ovviamente. Sarebbero un po' sleali averli fin da questo momento nella storia principale. Bam! Attacco e difesa aumentati. Scontro superati numero 19, sì. Sono pronto ad un'altra lotta. Alla fine il punteggio ve lo danno in base ai danni ricevuti. I danni ricevuti ovviamente da voi vi diminuiscono il punteggio. Il tempo impiegato e gli spettro andati KO, mi pare. Sì, mi pare sia così. Babam! Il verde è super efficace sul blu, quindi gli fa uno sfracello di danni. Adesso, quell'amichetto lo buttiamo giù con Mesatorn. Ah, è appena in tempo. Comunque, stavo per dire, in questo gioco c'è un minimo di attacco automatico. Cioè, entro un range davanti allo Spectrob, prende la mira automaticamente. Se per esempio ce l'ha perfettamente davanti, attacca perfettamente davanti. Ma se ce l'ha per esempio a 5 gradi sulla destra, cambia traiettoria ed è utile, perché altrimenti sarebbe un po' difficile. Ed è soprattutto per gli Spectrob che, come si dice, non hanno attacchi esattamente precisi ma ce l'hanno in linea retta, come per esempio il nostro Fujin. Quello, se non ci fosse stato quella modalità, non avrebbe mai beccato un calcio, mai. E quindi hanno fatto una buona cosa sotto quel punto di vista, il team che ha sviluppato Spectrob. Continuare la battaglia? Sì, siamo oltre i due terzi della lotta, quindi possiamo farcela. Zephyr, Swatrap è qui, carissimo qui. Babam, ci è venuto addosso, ti ringrazio tantissimo. Adesso quello Swatrap lo buttiamo giù con l'attacco elettrico. Non ha colpito me, per fortuna, perché non c'è il fuoco amico in questo gioco. Per fortuna. Allora, parlavamo ogni tanto con Tonks che di Monster Hunter, le cose che ti farebbero odiare quel gioco. Ed è praticamente, sono il fuoco amico, appunto. Perché c'è già una specie di fuoco amico. Scusate l'off topic, però di qualcosa bisogna pur parlare. Praticamente parlavamo del il fuoco amico su Monster Hunter, che ti fa i danni colpendoti da solo. E sarebbe proprio bruttissimo, perché già con certe armi ti colpisci da solo. Per esempio, no, colpisci i tuoi compagni che stanno accanto a te, come per esempio la spada lunga, lo spadone, e li butti a terra. Soprattutto con la spada lunga, dato che fa il colpo speciale della spada lunga è un colpo ad ampia aria, più o meno a 270 gradi mi pare che sia, o 180, non mi ricordo, mi pare più 180. E quello butta a terra i compagni, interrompe certe combo di attacchi. E poi lo spadone che lancia in aria le persone, che è utilizzato per colpire i mostri dall'alto e cavalcarli. Cosa che non succede mai, perché
di solito si utilizza il falcione insetto per cavalcare, mentre se le lanci in aria così è sempre un errore e magari interrompi la combo di qualcuno e poi magari quell'altro manco lo colpisce in volo. Tra l'altro ho fatto un video di Monster Hunter e probabilmente ne farò qualcun altro tra un po' di tempo, quindi se non sapete di cosa parlo andatevelo a vedere. E quindi sono il fuoco amico, cioè se ti ammassi per esempio ogni tanto sulla testa del mostro per fare più danni, a parte quei mostri che sono più resistenti alla testa, però la gente non lo capisce perché non mi ricordo come si chiamavano. Quelle viverne belle paccute che sono resistentissime alla testa e vulnerabili al torso e la gente l'attacca alla testa perché non capisce che non è sempre la testa il punto debole. E comunque si ammassano tutti da sopra e si fanno danni a vicenda. Oppure i danni da caduta su Monster Hunter, perché si fanno certe cadute di sopra che è una cosa scandalosa. Ti butti da altezze inimmaginabili e quindi se ci fossero danni da caduta ci sarebbero un sacco più di morti, un sacco di meno giocatori, un sacco di giocatori in meno perché sarebbero molti più frustrati. E poi tra l'altro sarebbe molto più rabbia per il danno amico perché già c'è Barbel che utilizza le armi che butta tutti quanti a terra. Poi figurati se fa pure danni. Vabbè, allora, Mesathorn, colpisci. Visto? Attacco automatico. Più ampio di quel che pensassi. L'ha beccato anche se era un po' più distante. Adesso, attacco automatico. No, attacco speciale. Beccali tutti e due. Beccate tutti e due. Per fortuna. Scusate questi off topic, però lo so che se non ci fosse qualcosa di cui parlare in questo momento ve ne sareste già andati tutti quanti. 26 battaglie, 27, ne mancano 4. Mancano 4. Quindi alla fine probabilmente non vi dà neanche fastidio che mi metta a parlare di altre cose. Dite grazie al cielo che parla di altre cose. Altrimenti mi sarei già disiscritto. Che già non è che abbia tutte queste pubblico la serie di Spectro, ma è concepibile, è concepibile. Per adesso, probabilmente ci sarà sempre un let's play in sottofondo d'ora in poi nel canale mentre vanno avanti i video di Pokémon e così dicendo. Probabilmente quando non sono in periodo di vari impegni, diciamo, avranno una cadenza più regolare e non uno ogni 3 giorni, ogni 4, ogni 5, ogni 6, ogni 7, ogni 8 giorni. Dipende sempre perché ognuno ha i suoi impegni e purtroppo non si può sempre fare quel che si vuole. E purtroppo non si ha sempre la voglia di fare quel che si vuole, bisogna anche essere onesti sotto questo punto di vista. No, 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 no. Aia. Aia. Maledetto. Maledetto, ti faccio uccidere da Mesathorn. Faccio uccidere da Mesathorn. Ti faccio uccidere da Mesathorn. Babam! E quindi, 29 e 30. Alla 30ª lotta ci sarà una sorpresa? Magari. Magari. E tra l'altro stiamo aumentando il livello Spiganor. Livello massimo 128, quindi ricordiamo che gli Spectrum, come li abbiamo detto, sono ancora a metà del loro potenziale completo. Vabbè, metà di livello perché comunque non raddoppierà l'attacco, perché comunque bisogna considerare anche le statistiche base, oltre a quelle che aumentano grazie all'aumento di livello della minergia. Mannaggia, oggi dislessia, portami via. Allora, babam, mi piace l'attacco di Mesathorn perché è molto veloce, molto veloce. E quindi ti può salvare da determinate situazioni. Lotta 29, conclusa. Adesso cosa facciamo? Sale di livello il nostro amichetto, Mesathorn a livello 56. Vuoi continuare con la battaglia? Sì, però adesso mettiamo il nostro Jackie Crow in squadra, che si metterebbe anche qualche altro livello. Altra lotta. Due Mulnot e un Blova. No, nessuna sorpresa per adesso. Ci sarà negli altri Voltici. Spoilers. Allora, babam. Stavo per dire, non ho colpito nessuno, invece sì, ho colpito qualcuno. Curami Rallen, per favore. Benissimo. Stavo per dire, ho sprecato la cura perché mi stava per colpire di nuovo. Adesso, cura amico. Tuo best friend. Che non è veramente il tuo best friend. Però adesso possiamo fare un attacco combinato e finire tutto quanto così. Fulmini e saette. Fulmini e saette. Vittoria. Vittoria, vittoria, vittoria. Minergia, no, non sale di livello, figurati. E quindi, risultato di battaglia. Abbiamo fatto tutte e 30 le lotte. Su un massimo di 30. Prima avevamo fatto 1780 punti. Adesso danni subiti, levano, spettro cadute, game over.
facciamo un totale di 54.155 punti. Abbiamo trovato il minerale evolutivo, un tesoro inestimabile. Ed è questo il motivo per cui vorreste fare più e più volte questa parte. Torniamo subito all'astronave, ve lo faccio vedere senza nessun taglio in questo momento. Vola, vola! Saliamo sull'astronave. Mi mette un po' di strada in più fare questa parte, però ne vale la pena dato che è un po' più figo. Bisogna abituarsici. Andiamo al laboratorio a utilizzare questo minerale evolutivo. Come funziona il minerale evolutivo? Vi fa evolvere uno spectrum. È un'evoluzione gratuita. In questo modo, avendo due minerali evolutivi, potete farvi uno spectrum evoluto a livello 1. Esattamente. Ed è molto figa come cosa. Quindi su chi lo utilizziamo in questo momento? Lo utilizziamo su Mossawito. In questo modo avremo uno spectrum al 13 evoluto. E ho sempre pensato, non so se poi alla fine è una minchiata, tra l'altro guardate quanto è bello, che se lo fate evolvere all'1 in stadio evoluto e poi gli date da mangiare, sale di livello più lentamente, però appena raggiungerà il livello massimo sarà più forte. Ed è una cosa che vi serve nel caso vogliate fare PvP, diciamo, giocare con altri giocatori. Ops, non c'è più la Wi-Fi connection. Vabbè, trovate un amico con cui giocarci, è sempre bello. E quindi, ecco qui il nostro Mossax. Il nostro carissimo, carissimo Mossax. Componenti da metterci? Sì. Il Mossert, quello che abbiamo visto dall'altro, che leva le ali e mette le ali da libellula e ci mette le ali da aereo, che è uno dei componenti più brutti che abbia mai visto in Spectrums. Devo dire una cosa. Hanno azzardato molto con certi Spectrum i creatori di questo gioco, però non sempre in positivo. Semplicemente perché ce ne sono alcuni azzardati e belli e altri azzardati ed orribili. Ma ovviamente era loro il primo gioco, glielo concediamo. E tra l'altro adesso andiamo a vedere. Eccolo qua. Col componente, brutto, non mi piace. Però con le ali è più figo. Ok. Quindi questo era tutto per l'episodio di oggi. Mossax è uno spettro quanto mai raro di misteriosa bellezza. Vanta sorprendenti capacità di recupero e grande abilità negli scontri ravvicinati, nonostante l'aspetto. Sì, Mossax è cura, ve lo faccio vedere subito. Perché sì, si può leggere l'abilità. Non l'ho lasciato nell'incubatrice, vero? L'ho lasciato nell'incubatrice. Lici, vieni fuori. Vieni fuori. Ve lo faccio vedere, perché dalla creazione della squadra potete praticamente vedere le abilità speciali. Reclutati. Lici. Ristoro, costa 2 cariche. Mossax vola intorno ai suoi alleati e li cura con il suo polline magico. Però ha un supporto orribile, quindi se lo utilizzate, utilizzatelo solo in squadra. Comunque questo è tutto per l'episodio di oggi. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento in un prossimo video.